Senatore, ora la sicurezza dell'Afghanistan è in mano all'esercito di Karzai e sembra che inizieranno i colloqui di pace tra i talebani e gli americani. Lei come vede questo quadro generale? Certamente è un quadro che necessita di ulteriore definizione, perché pensare ai talebani che si siedono al tavolo di pace è già un qualcosa che solo qualche tempo fa si sarebbe detto impossibile. Quindi aspettiamo di vedere i risultati e poi giudicheremo. Certamente però bisogna prendere atto che una fase si è conclusa e un'altra, che si auspica ovviamente di democrazia, sta iniziando in Afghanistan. Questo deve necessariamente essere ricollegato anche al nostro impegno come truppe in Afghanistan e in questo senso credo che vada rivisto proprio l'impiego di truppe di soldati italiani in missioni come quelle afghane, ma certamente anche in altre missioni estere, soprattutto in un periodo come questo in cui sia l'economia morde molto stretto sulle famiglie italiane e quindi ricordiamolo, queste missioni all'estero costano milioni di euro, centinaia di milioni di euro e producono anche aspetti che commercialmente o in termini anche di prestigio internazionale con delle ricadute necessarie sono prossimi al nulla, ma in termini di tributo, soprattutto di sangue e soprattutto anche di costi per le famiglie che in questo momento sono in difficoltà, sono un impegno estremamente gravoso, estremamente oggi secondo noi non proporzionato e sostenibile. A proposito di lotta al terrorismo, è di oggi la notizia sulle pagine della Repubblica che ci sarebbero 50 italiani che si sono messi al servizio di gruppi paramilitari legati appunto a queste ideologie in giro per il mondo. Questo è molto pericoloso perché significa naturalmente che la nostra società non riesce più a esprimere valori che consentono alle persone di distinguere la distanza tra quello che è un'opinione e quello che invece è un atto di terrorismo. Abbiamo visto in questi giorni questo militante armato che si è convertito all'Islam di provenienza e di origine genovese. Beh, a me ha fatto molta impressione vedere la trasformazione anche fisica della persona, oltre che proprio culturale, fino a portarlo ad essere combattente armato in una causa che poi non è quella per una libertà, ma è quella per un'affermazione di dominio, in questo caso di un Islam teocratico che vuole imporre le proprie leggi, andando poi a comprimere le libertà che invece a noi appartengono. Stiamo molto attenti perché l'Italia è un paese estremamente permeabile, dove a partire dalle frontiere ci sono immigrazioni totalmente incontrollate e soprattutto stiamo vedendo anche in questi giorni il provenire dalla Libia nuovi disperati che non arrivano con le loro mani, ma sono organizzati da una malavita e non esito anche a dire con infiltrazioni e rischi di infiltrazioni islamiche fondamentaliste e pericolose. Quindi a fronte di questo poniamoci una domanda, o meglio che i nostri soldati stiano all'estero, lontani dall'Italia, a difendere un qualcosa di cui non se ne capisce molto poi oggi l'attualità, oppure che stiano a difendere i nostri confini, garantendo naturalmente all'immigrazione onesta di chi deve chiedere rifugio uno spazio e un'accoglienza, ma certamente respingendo all'origine quelli che sono inviati qui semplicemente per delinquere, ma certamente anche con una matrice fondamentalista che deve essere lontanissima dalla nostra gente, dai nostri bambini e dalle nostre strade.